Per prima cosa vorrei ricordare che questo giorno è una giornata contro la violenza sulle donne. Ancora stamattina altri due femminicidi, siamo arrivati a 93. In Italia uno ogni 3 giorni. E soprattutto con il lockdown, questa tendenza drammatica è aumentata. Anche perché le convivenze forzate, questo rimanere a forza insieme, provoca un'atmosfera di scontro. Pensiamoci bene a questa giornata, riflettiamo sul fatto che la vita è sacra e soprattutto il concetto di amore che viene eliminato soprattutto da coloro che sono più vicini a coloro che poi andranno ad uccidere. Detto questo, ritorniamo alla nostra lezione. L'altra settimana ho parlato in termini molto generali, ho parlato dell'Ottocento, ho parlato di tutto quello che nell'Ottocento funziona, ho parlato soprattutto del ruolo del poeta che via via va cambiando radicalmente, come radicalmente cambia anche la poesia stessa. Dal nobile a cui l'Illuminismo offriva il dovere e il diritto di educare gli altri, al professionista docente, professore, che nel secondo 800 ha contatto soprattutto con coloro che sono esperti di poesia e si rivolge soprattutto a questi. Adesso il terzo ruolo, che è quello del giornalista. Perché proprio il giornalista? Perché ricordatevi che dalla fine dell'Ottocento fino a poco prima della guerra, in Italia e in Europa, c'è un grandissimo apporto delle riviste. Le riviste diventano lo strumento fondamentale per fare letteratura. Ecco perché il giornalista che scrive su queste riviste e sa che queste riviste, che il suo scritto dura la durata di un giorno, di pochissime settimane, allora diventa il protagonista essenziale per fustigare, per allietare, per circuire, per disprezzare, per condurre lungo la via ideologica che si è proposto. Ecco perché si urla nel primo Novecento, tranne una corrente letteraria che vedremo fra un po', cioè e che abbiamo già visto l'ultima volta, il crepuscolarismo. Comunque, cominciando questo discorso, diciamo che tra l'ultimo decennio dell'Ottocento e i primi 15 anni del Novecento, la poesia cambia radicalmente. Radicalmente vuol dire in maniera rivoluzionaria, in maniera totale, perché in questo frangente di tempo si passa dall'uomo dell'Ottocento, l'uomo cioè moderno, all'uomo contemporaneo. Questo passaggio deriva dalla crisi delle certezze, cioè la messa in discussione di tutti i valori della ragione. Infatti c'è la caduta della centralità dell'uomo, come sapete, è quello che era dettato dal positivismo, la dismissione di un mondo che era necessario, il determinismo. C'è la negazione dell'esistenza di una verità sola, assoluta, l'unica conoscibile, sempre nell'ambito del positivismo. Adesso si entra nell'ambito di un totale relativismo. Tutto è messo in discussione. Lo vediamo nella poesia, lo vedremo soprattutto nei romanzi e nel teatro. Cioè, il nostro obiettivo fra un po' sarà Italo Svevo, sarà Luigi Pirandello. Il passaggio è molto brusco, anzi dobbiamo dire che non è un passaggio, è una vera e propria rivoluzione. Come avviene questa rivoluzione? Innanzitutto in campo filosofico. Soprattutto chi? Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, i quali proprio cancellano, distruggono l'ottimismo sociale del positivismo, il finalismo storico,
Addirittura cancellano anche qualsiasi traccia del cristianesimo. Perché? Perché tutto questo viene sostituito dal concetto di volontà. Volontà che diventa un'accettazione passiva in Kierkegaard e in Schopenhauer, e accettazione attiva, il mito della volontà, di Nietzsche. Dopo questi tre, sempre in ambito filosofico, ma più rivolto alla scienza, arriva Sigmund Freud, che cancella qualsiasi concetto di stabilità, di verità assoluta, di realizzazione di una felicità sulla Terra, e introduce attraverso il nuovo modo di procedere dell'uomo, guardarsi dentro per trovare le giustificazioni ai propri difetti, per trovare appunto la causa di questi effetti, partendo dalla giovinezza. Infatti, l'abbiamo visto l'altra volta, il romanticismo puntava allo scontro fra l'io e il resto del mondo, cioè qualcosa che era fuori dall'intimo dell'uomo. Freud porta invece il discorso nello scontro fra l'io e quello che c'è dentro di me. Va al di là della coscienza, va nel mondo più profondo, dell'introspezione. Ecco, a questo punto dobbiamo parlare sempre di questo decadentismo, affermando che in realtà non esiste un decadentismo, non esiste un decadentismo. Esistono i decadenti, cioè questi grandi personaggi, i quali, pur partendo dal concetto centrale del decadentismo, che è la crisi dell'uomo, propongono analisi e soluzioni molto diverse. Facciamo l'esempio. Abbiamo tutti questi grandi personaggi che possono essere in Francia, i ribelli. In Germania, Thomas Mann, in Austria, Rilke, in Italia, D'Annunzio, Pascoli, Fogazzaro. Anche sul piano dell'obiettivo da raggiungere si cambia radicalmente traccia. Fate pensare, nell'illuminismo era il filosofo che era indicato come l'obiettivo da raggiungere, colui che discuteva di tutto e proponeva soluzioni. Nel romanticismo è il poeta abate, colui che sostiene sul piano sentimentale la passione, l'ardore, l'amore, e sul piano invece storico, per la prima volta appare la storia, come sapete benissimo, Manzoni, eccetera, come vate, cioè colui che porta a ritenere di essere patriota, di dare anche un apporto sicuro alle vicende che porteranno all'unificazione delle patrie. Detto questo, possiamo sempre arrivare a dire quali sono le novità. Ah, abbiamo detto quindi che le novità sono sostanzialmente parecchie e costituiscono appunto quello che noi chiamiamo la rivoluzione propria. Prima di tutto, la frantumazione dell'io, l'abbiamo già vista prima. Il passaggio, cioè, dallo scontro verso gli altri, verso il mondo, allo scontro, all'analisi, qualche volta non serena né equilibrata, nei confronti di se stesso. Frantumazione dell'io, Pirandello ce lo racconta. Secondo punto è il rifiuto di essere guida. Di voler, il poeta non offre più valori obiettivi. Si rifiuta di essere proprio un personaggio che può offrire soluzioni. Questo è un discorso molto importante e lo troveremo soprattutto, provate a pensare, a Montale. Ricordate Montale? Dice: non domandarci la formula che mondi possa aprirti. Sì, qualche storta sillaba è secca come un ramo.
codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Si rifiuta di essere un personaggio positivo, Montale. Si racconta che l'unica cosa che può fare il poeta in questo mondo di dissoluzione, di distruzione, di incertezze, di dubbi, è semplicemente la negatività. Ciò che non siamo, ciò che non possiamo. Ecco, questa poesia del Novecento inizia anche con questi rifiuti. Rifiuti. E nasce, altro discorso importante, il concetto del simbolo. Il simbolo. Ricordate che in Francia il decadentismo non si chiama decadentismo, si chiama simbolismo. E ricordatevi che per andare a frugare dentro di noi, ad analizzare dentro di noi, non ci sono parole, l'ho detto l'altra volta. Il nostro vocabolario non ha specifici vocaboli per questo. Ma arriva Freud, che ce li offre. Freud va a frugare e tira fuori vocaboli nuovi, l'inconscio, il subconscio. E quando non c'è possibilità di inventare vocaboli nuovi, utilizzi i vecchi in un altro tipo di funzione. L'altra volta vi parlavo di nebbia. La nebbia da Carducci indietro significa ovviamente quel fenomeno naturale. A cominciare da Pascoli, nebbia significa il buio che abbiamo dentro, l'incertezza che gravita nella nostra coscienza e al di là della coscienza. Ecco il discorso di fondo. E allora arriviamo al concetto quasi centrale di questa nuova poesia, la parola. La parola è l'elemento centrale della poesia. Non c'è più la frase, non c'è più il periodo. D'Annunzio è sparito, non ha più ruolo, ma neppure quelli precedenti. La parola secca, sola, centrata. E allora abbiamo anche la scomparsa dei contenuti reali, dei contenuti certi, perché la poesia s'avvale anche di tutto ciò che è intorno a questa poesia, la musica, l'intuizione, la suggestione. E qui maestro ancora D'Annunzio. Fate pensare alla pioggia del Pineto, fate pensare a Sera Fiesolana, tutto all'Alcione, soprattutto. Ma tuttavia abbiamo la certezza che questa poesia, che non è più basata su punti centrali e concreti, diventa una poesia oscura, difficile. Perché praticamente il poeta ci dà delle intuizioni, però queste intuizioni possono finire in situazioni diverse, in validità da ancora da chiarire, in qualche cosa di incerto. E tocca forse a noi, nella chiuso della nostra coscienza, della nostra lettura, a interpretare questa situazione. E questa poesia nasce soprattutto attraverso i manifesti, ossia gruppi di poeti sono concordi nel dire: noi vogliamo fare questo, e te lo mettono per iscritto con i punti fondamentali su manifesti. È il discorso fondamentale, per esempio, del futurismo. E abbiamo anche una diversa costruzione del componimento poetico. Si usano nuove figure retoriche. Provate a pensarci. Facciamo il discorso alla poesia. Già gli anni scorsi lo facevo questo discorso. Da Adamo ed Eva fino al 1600 si diceva, si parlava in poesia così: io amo i tuoi capelli neri come la notte. Vedete? Ho due termini di paragone, il primo e il secondo, centrato da che cosa? Da un aggettivo che li unisce tutti e due e che mi fa suggerire come sono i tuoi capelli, il colore dei tuoi capelli, e la similitudine, ovviamente, utilizzata da tutti i poeti del periodo classico e successivo. Ma arriviamo al barocco. Il barocco tende a fare e a darci una poesia di meraviglia, di stupore, quindi non può usare
la poesia precedente. Ecco cosa mi dice. Io amo i tuoi capelli notturni. Sentite, condensa in quell'aggettivo il secondo termine di paragone precedente. Io amo i tuoi capelli notturni. Notturni cosa vuol dire? Neri come la notte. Ecco, è ancora una poesia che si può capire fino in fondo. Ma poi arriviamo al decadentismo, a questo linguaggio oscuro, a questo linguaggio che si avvale di altri tipi di figure retoriche, vedremo tra un po'. E allora cosa mi dice questo decadentismo? Io amo la tua notte. Provate a pensarci, la tua notte, se ci fosse la notte da sole, chiaro, la notte, la tua notte, ha distrutto il primo e il secondo termine del paragone aggiungendo al secondo qualche cosa che fosse riconoscibile sulla tua persona, fuori o dentro di te, la tua notte. Provate a pensarci quel tuo. Ecco, bisogna ricostruire. Io amo i tuoi capelli, la tua notte. La notte com'è? La notte è nera, quindi cosa posso amare? Capelli, beh, potrebbe essere anche qualcosa d'altro, ovviamente. Ma sorvogliamo su questi concetti. Vi ho detto le nuove figure retoriche. Nuove figure retoriche sono queste. Principale di tutto è l'analogia. La tua notte. Vedi, scomporre in una sola immagine, quella che ha rappresentato precedentemente da due immagini. Poi la sinestesia, sinestesia è straordinaria, Einstein, che vuol dire appunto mettere insieme due vocaboli appartenenti a due sfere sensoriali diverse. Da non confondere con l'ossimero, come vedremo fra un po'. Colore caldo, per esempio. Colore appartiene a una sfera, caldo appartiene a un'altra sfera. Musica dolce. Vedete, potete trovarne voi tantissimi. E questa sinestesia viene usata soprattutto in questi tempi, soprattutto dalla pubblicità. Quando vedete Carosello una volta, quando eravamo giovani, oppure adesso tutte queste pubblicità, la sinestesia è qualcosa di sempre presente perché? Perché è affascinante, meravigliosa, fa subito dei concetti fondamentali. Provate a pensare Montale, trombe d'oro della solarità, tromba e sole. Provate a pensare fresche le mie parole, queste d'annunzio ovviamente. Voci, tenebra azzurra, queste pascoli, ovviamente. Odore di fragole rosse, siamo sempre a pascoli. Ecco, tutti questi, posso trovarcelo qui a bocchi di quelle, ma poi le trovate anche voi. Mentre invece l'ossimoro, quella figura retorica che costa due parole che esprimono concetti assolutamente diversi o contrastanti. D'accordo? Quindi anche qui molto probabilmente ne sapete più di me, di questi esempi che facciamo, silenzio assordante. Quindi vedete che questa poesia tende a essere totalmente diversa da quella precedente. Addirittura, al di là della parola, come unica protagonista di questa poesia, abbiamo anche il verso libero. Perché il verso libero? Perché praticamente se la parola è il centro, è inutile allora costruire una metrica. Chiaro? Quindi siamo in piena dissoluzione nei confronti della poesia precedente, anche dell'Ottocento. Tutti quei poeti ritenevano fondamentale utilizzare un linguaggio diverso dalla prosa. Qui, nella nuova poesia, siamo di fronte invece a la novità assoluta. Ognuno dice parole. Addirittura diremo fra poco con il futurismo parole in libertà. Adesso queste novità fondamentali,
gli ho riassunte molto velocemente perché le avevo già spiegate fino a febbraio scorso. Entriamo invece nelle novità fondamentali delle correnti, dei gruppi poetici che abbiamo nel primo Novecento. Ricordando anche, questo forse non l'ho detto, che quando, prima del decadentismo, vi ho detto l'altra volta, abbiamo avuto l'impressionismo sul piano pittorico, credo che sia qualche cosa di importantissimo. Da quel momento nasce una nuova forma di pittura, abbiamo detto, e anche che cancella anche il concetto stesso di decadentismo, che ovviamente è un vocabolo assolutamente negativo, ma che, come dicevo l'altra volta, i poeti decadenti volgono contro i denigratori. Provate a pensare alla poesia di Paul Verlaine, Langueur, sussurra: Je suis l'empire à la fin de la décadence. Non siamo noi a essere decadenti, siete voi, è la società che è decadente. Io metto in rilievo questa decadenza, questi peccati, questo modo di comportamento. A proposito di Verlaine, una piccola chicca. Due anni fa è stato messo all'asta il revolver con cui Verlaine aveva sparato Rimbaud. Aveva pensato di ucciderlo, invece no, finirà in prigione, eccetera. Benissimo, questo revolver è venuto ancora a galla qualche giorno fa perché addirittura lo vogliono rimettere all'asta. Se qualcuno di voi ha queste velleità, si prepari e vada a comprarlo. Poi magari me lo farete vedere, ovviamente. Il secondo predecadentismo è il parnassianesimo, che è un fenomeno soltanto francese, che prepara proprio il decadentismo, il simbolismo francese. Nasce da un gruppo di poeti di Condell'Isle, eccetera, eccetera, fra cui c'era il giovanissimo Charles Baudelaire. Cosa vuol dire parnassianesimo? Vuol dire riportare la poesia sul Parnaso, una delle due cime dell'Olimpo dove stavano le dee. C'è il rifiuto dell'impegno sociale. Vedete, anticipa già il decadentismo. C'è l'arte, l'affermazione che l'arte deve essere bella, senza altri aggettivi. Quindi non deve essere impegnata. L'arte non deve partecipare al presente, deve essere bella, punto e basta. Ossia vanno a riattaccarsi al neoclassicismo laddove il linguaggio era già di se stesso arte. Quindi vanno alla ricerca di questo linguaggio perfezionato, alto, bello come l'arte a cui si rivolgono. Mi limito qui perché è inutile approfondire. Altri decadenti che vanno in questa direzione, abbiamo visto i quattro maledetti, abbiamo anche per esempio sul piano della prosa, il romanzo Bibbia del decadentismo, Joris Karl Huysmans con Arebourg. In quel personaggio il Desensent è il rappresentante tipico del personaggio decadente, che vuol vivere in un mondo inimmaginabile, in un mondo assurdo, ma in un mondo non contaminato, un castello isolato, la musica, la poesia, che poi ovviamente non riuscirà a mantenere questi suoi progetti. E Oscar Wilde lo conoscete, no? Il Dandy, Oscar Wilde, il Dandy. È in galera per due anni, pare che si penta, forse. Scrive una delle più belle poesie che dovrete andare a leggere e poi scompare. Abbiamo citato già Thomas Mann, abbiamo citato già Rainer Maria Rilke. Ecco, questi sono alcuni della prima scuola decadente che parla in Europa, poi ci sarà la seconda ondata, Proust, gli altri.
bene. Non sto qui a raccontare, magari la racconteremo nel momento in cui arriveremo a parlare di costoro. E allora andiamo a vedere la prima di queste correnti, o meglio, di questo gruppo, che nasce tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Il crepuscolarismo. L'abbiamo già citato l'altra volta, ne abbiamo approfondito un pochettino, però non ho detto quello che mi interessava. Il crepuscolarismo ci riporta ai nostri giorni, a questi giorni deturpati, infangati dalla malattia. Anche i crepuscolari l'affermano. La malattia è dentro di noi. La malattia ci ha già colpito. Ha colpito con la sua tisi, con la sua tubercolosi. Sanno di dover morire. Oggi non siamo così categorici. Certo, abbiamo paura. Certo, siamo in un tunnel da cui non riusciamo a vedere ancora la fine. Continuano a discutere sul Natale, eccetera, eccetera, ma oggi è la malattia. Se siamo colpiti, se entriamo appunto nel vortice della maledizione, che ci importa del Natale, che ci importa delle feste? Fate pensare, 51.000 morti, quantità enorme di contagiati. Noi siamo quasi come i crepuscolari. Ecco perché è importante. Anche perché Montale addirittura dice che i crepuscolari rappresentano il punto più alto della poesia del primo Novecento. Sono attuali. Sono attuali perché ci danno le parole per affrontare la paura d'oggi. Eppure non costituiscono un movimento, una corrente, sono due gruppi di amici. Due gruppi di amici che si scambiano i loro saluti, le loro poesie, il loro oblio dalla vita. Questi decadenti sanno di non aver futuro. Forse hanno un po' di presente. Ma guardano soprattutto al ieri, al passato prossimo, a metà dell'Ottocento soprattutto, dove avrebbero voluto vivere con questa forma di bovarismo sui generis. Ecco, i decadenti. Decadenti, l'ho detto l'altra volta, ma dico adesso perché non volevo approfondire troppo, avendolo già fatto, per parecchie lezioni, tra gennaio e febbraio. Nascono da una intuizione di Corazzini. Questo ragazzo malato che nel 1895 su Cronache Latine comincia a scrivere. Scrive come non un ragazzo della sua età, come un adulto a cui si approssima la morte, a cui si avvicina la fine, che lui ha il coraggio di affrontare. Corazzini ripudia soprattutto la voce alta di D'Annunzio, il modo di vivere di D'Annunzio, rifiuta la qualifica che D'Annunzio voleva addirittura, vate, poeta. Ecco cosa mi racconta. In una delle sue poesie più ovvie che ho ricordato anche l'altra volta. Perché tu mi dici poeta? Io non sono un poeta, io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Vedi? Io non ho che lacrime da offrire il silenzio. Perché tu mi dici poeta? Oh, io sono veramente malato e muoio un poco ogni giorno, vedi come le cose. Non sono dunque un poeta. Io so che per essere detto poeta conviene vivere ben altra vita.
Io non so, Dio mio, che morire. Ha attraversato tutta la sua vita passando dai sanatori di tutta l'Italia, a cominciare là da Dubiaco, che allora si chiamava Toblach, perché era ancora austriaco. Scrive queste cose a 19 anni. A 20 è morto. Però rappresenta qualche cosa. Rappresenta questa poesia intima. Questa poesia prosastica, vedete? Poesia quasi di rifiuto dei versi, perché i versi sono qualcosa che bisogna preparare, dribblare, aggiustare. Invece no, parlano, raccontano. Raccontano come qualcuno il quotidiano, con questa voce flebile, appena sussurrata. Provate a pensare, Marino Moretti è uno dei poeti più prosastici. Con lui la poesia diventa dialogo, diventa malinconia. Provate a sentire. È uno dei più grandi poeti di questo primo Novecento. A Cesena. Guardate. È un'introduzione, un modo di far poesia straordinariamente intensa. Piove. Mercoledì. Sono a Cesena. Ospite della mia sorella sposa. Sposa da 6, da 7 mesi appena. Batte la pioggia, il grigio borgo. Lava la faccia delle case senza posa. Schiuma a piede le gronde come bava. E tu mi sorridi. Io sono triste. Forse triste per te la pioggia cittadina. Il nuovo amore che non ti soccorse. Il sogno che non t'avvizzì, sorella. Che guardi me con l'occhio che si ostina a dirmi bella. La tua vita bella. Oh bambina. Sorellina, nuora o sposa, io vedo tuo marito, sento che dici ora mamma, a una signora. So che quell'uomo è il suocero da bene, che dopo l'autopasto sono lento, il babbo che ti vuole un po' di bene. Vediamo al finale, molto intensa anche questa. Ancora pare. Ancora parli e guardi le cose intorno. Piove. S'avvicina l'ombra grigiasta. Suona l'ora. È tardi. L'anno scorso eri così bambina. Sentite, è una poesia malinconica. È una poesia che però ti prende. L'anno scorso eri mia sorella, abitavi qui. Poi ti hanno sposata. Non conoscevi l'uomo, non sapevi della nuova famiglia. Sei entrato in un mondo che ti era estraneo. E hai dovuto piano piano accettarlo. Pochi mesi. La tua trasformazione è stata totale, malinconica, perché eri fragile, perché l'anno scorso eri così bambina. Ecco, come vedete, entriamo in una dimensione di tristezza. Dimensione di tristezza perché è la tristezza che avvolge tutti i loro movimenti. La loro giovinezza a cui molte volte questi poeti si rivolgono, quasi a partire da loro, quasi a negare che l'hanno vissuta questa giovinezza, quasi ad addossare la colpa di quelli che sono adesso, a quella giovinezza che non hanno vissuto. Poesie scritte con lapis, continua Marino Moretti. La poesia intensa, che forse noi tutti abbiamo provata la prima volta che abbiamo bigiato scuola. Bigiato scuola. Oggi, pigiare la scuola vuol dire andare in mangiare il panino, tirare fuori il proprio telefonino,
a trovarci nei giardini. E allora? Allora no, allora eri solo. E la noia ti soffocava. Ma perché sono stato a casa? Perché non sono andato a scuola? Perché? Come faccio a passare questi quattro, queste 4-5 ore? Come? Ecco la malinconia prolungata. Ma se questi sono soprattutto amici, i due gruppi sono appunto quello di Torino e quello di Roma, Sergio Corazzini con tutti gli altri, Moretti è un isolato a Cesena, Cesenatico meglio ancora, e il gruppo torinese. Il gruppo torinese è ovviamente più interessante, perché a guidare il gruppo, a motivare in maniera intensa, approfondita, tutto ciò che il crepuscolarismo vuole dire è Guido Gozzano. Guido Gozzano, ancora per Montale, uno dei poeti che rimarranno. È l'unico che vive oltre i 20-25 anni, perché ha soldi, ha possibilità. Ancora adesso si dice che la vecchiaia è migliore se si hanno i soldi. Anche allora partiva per lunghe tournée, andava a cercare il sole in Africa o in Asia, o rientrava. Rientrava e moriva, 1916, con più che trentenne. È rappresentante più intenso di questo gruppo di amici che fanno poesia. Le sue poesie celebri, i colloqui, soprattutto, tanti altri. Fate pensare alle figure che rimangono, se le avete appena appena lette, che ti rimarranno nella testa. La signorina Felicita, l'amica di Nonna Speranza, Totò Merumini, quanti personaggi che a quel mondo della provincia, quel mondo un po' grigiastro, il mondo in cui soprattutto la stagione dominante è l'autunno, l'autunno, con quel approssimarsi non certo, con quel crepuscolarismo che si diffonde nelle cose, che ti prende gli animi. Io non voglio leggervi queste poesie che sono molto importanti. Leggere un'altra, quello che vi ho detto di leggere, Cocotte. E prima di intervenire, un'unica differenza, per esempio, sostanziale, concetto di donna. In D'Annunzio come sono le donne? Sono splendide, intense. Mondane, il sigaretto in bocca, gli occhi azzurri, i capelli biondi, sensuali e disponibili. Come sono le donne, non solo di Cozzano, ma di tutti gli altri, che non possono amare, ma che qualche volta sentono l'avvicinamento. Sono ragazze campagnole. Sono ragazze non belle, comuni. Sono ragazze nelle quali però ci si accorgeva del loro interesse, che però tenevano chiuso per quel pudore innato delle donne di campagna di quegli anni. Signorina Felicita, dove sei? Tosti. All'avvocato. Fate pensare a queste cose. Un mondo d'altri tempi. Un mondo finito con Cozzano. Ma andiamo a vedere qualche cosa di Cocotte. L'ho messo. Scusate, non ho. Eccolo qui forse. Eccolo qui forse. Eccolo qua, Cocotte. Fate pensare che nome strano si davano a quelle che oggi sono le escort. Nome diverso,
non italiano, un certo fascino, perché tutte le parole straniere, un certo fascino, lockdown. Perché non invece isolamento? Giardino. Giardinetto contiguo, le palme del viale, la cancellata rossa dal quale mi protese la mano ed il confetto. Sempre che io viva rivedrò l'incanto di quel suo volto tra le sbarre quadre. La nuca mi serrò con mani ladre e io stupivo di vedermi accanto al viso con la bocca tanto, tanto diversa dalla bocca di mia madre. E allora alla fine sono passati tanti anni e lui, tutti questi poeti, pensano a ciò che non hanno colto, lo vedremo fra un attimo, a ciò che non potevano cogliere per via della loro costituzione fisica. Uno solo, solo uno, il piccolo folletto che donasti d'un bacio d'un confetto dopo 20 anni oggi ti ritrova. Un sogno, e t'ama. Un sogno, e dice, t'amo. Da quel mattino dell'infanzia pura, forse ho amato te solo, creatura, forse ho amato te sola. E ti richiamo. Se leggi questi versi di richiamo, ritorna a chi ti aspetta, o creatura. Oltre le sbarre del tuo giardino intatto fra eucalipti liguri si spazia. Il mio sogno è nutrito d'abbandono, di rimpianto. Non amo che le rose che non colsi. Non amo che le cose che potevano essere e non sono state. Vedo la casa. Ecco le rose del bel giardino di 20 anni or solo. Vieni, t'accoglierà l'anima sazia. Fa che io riveda il tuo volto disfatto, ti bacerò, rifiorirò nell'atto sulla tua bocca l'ultima tua grazia. Vieni, sarà come se a me per mano tu riportassi me stesso d'allora. Il bimbo parlerà con la signora. Risorgeremo dal tempo antico, vieni. Sarà come se a te, per mano, io riportassi te, giovine ancora. Ecco, Tozzano. Tozzano dopo una giovinezza intensa, l'unico che può godere della giovinezza intensa, perché non era ancora malato. Famiglia importantissima nella Torino in quel momento. Amori universitari intensi, soprattutto con la poetessa Amalia Guglielminetti. Poi, mattino, un giorno, tubercolosi. Poi, un giorno, si trova diverso. E deve abbandonare tutti quei sogni di prima. E comincia a scrivere proprio di questo. Di questa sorpresa amara. Di questa ricerca di un luogo dove trovare qualche cosa per sopravvivere. Vedeteli qua. Dopo il crepuscolarismo, il secondo più grande movimento che sorge in Italia è il futurismo. E andiamolo a vedere. Ecco, il futurismo, alcune tracce. Innanzitutto, futurismo nasce in una data ben precisa, 20 febbraio 1909. A Parigi. Vedete, Parigi è il centro del mondo, come oggi possiamo dire lo so a New York. Chi aveva qualcosa da dire, va a Parigi. Chi ha qualcosa da offrire, va a Parigi. Vanno tutti a Parigi. Da fra poco anche Ungaretti ci arriverà dal lontano Egitto. Adesso sono in quattro che vanno. Sono quattro signori
che vanno perché hanno in testa qualche cosa da offrire a quell'Europa in attesa di una guerra che ci sarà. E appunto questo 20 febbraio del 2009, a pagamento, comprano una pagina intera sul quotidiano Le Figaro e fanno stampare il loro manifesto. Un manifesto che determina nei loro punti fondamentali, andremo a leggerne qualcuno di questi punti, la ideologia, l'ansia, l'obiettivo di questi giovani che poi torneranno in Italia per diffondere il loro verbo. E dobbiamo dire che dal punto di vista letterario il futurismo in Italia non ebbe molto seguito. Non ebbe molto seguito. Il futurismo in Italia ebbe soprattutto grandi, grandissimi esponenti sul piano della architettura e pittura. Provate a pensare a Boccioni, Carrà, Severini, Balla, tutti personaggi che creano l'arte del Novecento. Gli altri arriveranno dopo. Il turismo, l'espressionismo, il fauve, il surrealismo, il cubismo. Dopo. Per la prima volta l'Italia è al centro dell'attenzione artistica. Ma da quanto tempo l'Italia non era questo polo d'attrattiva? Era da quando abbiamo finito il Rinascimento, da quando siamo andati schiavi degli spagnoli che venivano con i francesi a discutere dei loro problemi in Italia e qualcosa portarlo sempre via. Abbiamo subito il barocco, abbiamo subito l'illuminismo. L'illuminismo in Europa c'è già con Cromwell, 1750, l'atto di navigazione. Noi, a questo discorso serio, filosofico, centrale, che cambia il mondo e lo precipita velocissimamente, cosa offriamo? Offriamo l'Arcadia. L'Arcadia. Una poesia in cui gli italiani parlano di un amore generico, parlano delle contadinotte in campagna, parlano del niente. Anche il romanticismo, il decadentismo, noi veniamo dopo. E con il futurismo che noi ritroviamo le nostre certezze, le nostre priorità artistiche. Tant'è vero che saranno gli altri a copiarci in Spagna, a coprirci in Germania, a imitarci in Inghilterra, il dorticismo, in Russia soprattutto. E il futurismo diventa l'antitesi alla rivoluzione bolscevica. E molti poeti, pensando di essere rivoluzionari, andranno poi a scoprire la verità nei sanatori, nelle case d'ospedale, oppure in Siberia. Bene, questo futurismo, non è inutile spiegarlo perché è chiaro, si dilettano di qualche cosa che deve venire, celebrano la cancellazione del passato e il posizionamento dell'arte futura. La inventano, ovviamente. Il loro assioma fondamentale, il loro slogan preferito è Professor Mandelli, mi scusi, ha l'audio disattivato. Sono stata io per sbaglio. Colpa mia. Attivi il microfono un attimo. Ripetere. Ok. È da molto. Quindi uccidiamo il chiaro di luna, racconta il Marinetti.
È una corrente questa, il movimento multidisciplinare ed è il movimento di rottura totale. Gli slogan, oltre a questo dell'Uccidiamo il Chiaro di Luna, sono immaginazione senza fili, parole in libertà, vita come istinto, slancio vitale. Cantiamo la civiltà delle macchine. Ecco l'annuncio, che viene poi utilizzato anche nei quadri di questi grandi attori. E soprattutto chiedono un nuovo tipo di valore, quello della velocità. Velocità, provate a pensare a Boccioni. Ecco, l'arte non deve più rappresentare qualcosa di fisso, di fermo, ma l'arte deve diventare dinamica, deve cogliere il passo, la corsa. Scoprono questi protagonisti il cielo. Ricordate a scuola, ode al signor di Mongolfier, Vincenzo Monti. Per la prima volta avevamo il panorama sulla Terra. Ecco, i futuristi riempiono il cielo di aeroplani, di vita. Di fatto anticipano Chagall con tutti questi suoi personaggi che vanno sul cielo, questi angeletti, questi innamorati. I loro contenuti fondamentali sono quattro: la lotta, la tecnica, l'energia, la simultaneità. E per loro l'individuo deve essere colui che si muove, si agita. Vogliono cancellare tutto il passato, la scuola, i professori, i filosofi, lotta. Andranno a dire in uno di quei punti fondamentali del manifesto, che andremo a leggere qualche cosa, adesso non so se facciamo in tempo, la guerra, sola igiene del mondo. E infatti nel 1909 il futurismo è il primo movimento italiano che vuole la guerra. Che vuole la guerra perché è nella guerra che si plasma l'uomo. È la guerra che è igiene del mondo, cancella quelli che non meritano di vivere, cancella i passivi, cancella gli ignavi, cancella gli inetti e forgia l'uomo, l'individuo plastico. E sempre il futurismo inventa anche un nuovo linguaggio, ovviamente. Il linguaggio a cui si affianca non più è solo la vista e l'udito, ma anche il gusto. Il gusto, cioè assaporare ciò che viene scritto. Qualcuno in termini elementari racconta che è il linguaggio dei fumetti, Gulp-Gulp-Sob. Esattamente così. Prossima volta magari anticiperemo Palazzeschi, Covoni, cioè due personaggi che, come tanti altri, iniziano con il futurismo e poi vanno avanti. Tutti gli altri movimenti del Novecento. Per esempio, provate a pensare ad Aldo Palazzeschi. Fontana malata, poeta e tutte queste cose. E da queste sperimentazioni del linguaggio, Palazzeschi andrà a finire dove? Nella Ronda, le sorelle Materassi. Ecco il discorso. E ancora una volta, questi futuristi, dopo aver chiesto incessantemente la guerra, appena scoppia, quasi tutti andranno ad offrirsi come volontari. E quasi tutti
nel primo anno della guerra, durante l'assalto, quelli che sono gli assalti all'Isonzo, andranno a morire. Saranno orfani della loro arte. Provate a pensare a Boccioni. Boccioni sarebbe stato uno dei grandi artisti del Novecento se in un assalto all'Isonzo non fosse morto. Forse per i suoi ideali, forse per quella certezza che la guerra avrebbe creato del nuovo individuo. Ecco, il caposcuola, dopo parleremo d'altro, il caposcuola è Marinetti. È Marinetti che tira fuori i soldi per quel manifesto. E Marinetti, che è un grandissimo manipolatore culturale, anzi un grande organizzatore culturale, si dà da fare dappertutto, crea gruppi, crea istituzioni nelle varie parti dell'Europa, gira continuamente, apre mostre, legge, testi, costruisce le cosiddette serate futuriste in cui alla fine ci si scontrava con i classicisti. Provate a pensare alla Galleria di Milano, dove i ristoranti a un certo punto cominciano a crearsi come luoghi di accesso o al futurismo o al classicismo. Alla fine uscivano dei due ristoranti ed erano botte. Botte culturali, botte politiche. Dovremmo leggere qualche cosa proprio dal movimento. Ma prima ancora vorrei chiudere questo futurismo che va a finire con la nascita del fascismo e diventa una stampella del fascismo. Coloro che sono sopravvissuti alla guerra, vedi Marinetti, andrà a Accademia Principale Italiana. Che c'è? Finito? Ah, mi dicono quasi di smettere. Ci parla. E andrà a morire sul Lago Maggiore durante la Seconda Guerra Mondiale. Ormai inutile. Ormai finita. Leggeremo qualcosa del futurismo la prossima volta. Direi che è ora di finire. Sì. Cosa faccio adesso, Evelina? Nulla, professor Mannelli, se qualcuno ha qualche domanda in più. Allora devi dire di aprire Sì, c'è Anna che ha aperto il microfono. Anna qui. Ok, no. Quanti sono? Qualcuno ha qualche domanda? Abbiamo giusto quei 5 minuti contati, neanche. Neanche. Chi è che mi dice qualcosa? Chi è che conosco? Chi è che... Lui, sono Maria Rosaria Barbera, mi Ah, senti? ciao, Rosario. Ciao, allora mi posso complimentare? È stata una lezione veramente ottima, di grande cultura, di grande spessore. Grazie, Rosario. Mi sono ricordata tante cose che avevo Ah, studiato e ti ringrazio di cuore, grazie. grazie, grazie a te allora Complimenti. che hai assistito. Sì. Altri ti vedo, ma solo soltanto fino agli occhi, eh. Ah, mi Però vedi per... fino a... Ecco, adesso mi Ah, vedi tutta. adesso sì. Ciao. Anche Ecco. Nicola, eh? Anche Nicola è qui con me. Tutti e due. Ciao. Un bacio, ciao. Sì, a Sì. ricevere. Altri? Sì. Volevo chiedere, siccome è la prima lezione che seguo e quindi tutto il resto non ho seguito, non so, volevo chiedere semplicemente chi sono stati questi quattro personaggi che sono andati a Parigi? Ah, dunque, uno è Marinetti, uno è Non... Pistoni, l'altro è Severino e il quarto non lo so perché non si vede dalla fotografia. Scusami, non ho sentito perché la... Marinetti, Boccioni, Severini e un quarto che... Antonio e Severine. Sì. Ok, Antonia, grazie. ciao. Ciao carissima, tutto bene? Ti riconosco dalla voce. Guarda, abbiamo fatto, questa è la seconda lezione del professor Mandelli, quindi c'è la lezione registrata, la prima che sale la settimana scorsa, che poi vi posso girare il link così ve la rivedete. Grazie, grazie mille. La metto qua in chat. Sì, Volevo grazie. chiedere. Salvo.
Sono Antonella Baia, professor Mandelli. Volevo chiedere se, come sempre, cioè come quando ci vedevamo in presenza, lui farà poi le solite dispense. Sì, io le sto facendo, ma non so dopo a chi darle. Cioè, io quella precedente l'ho quasi finita. Sono un po' pigro, ho tante cose da fare. E dopo la porterò in comune oppure la manderò a... Ecco, a proposito... ce la può mandare anche via mail, non so. No, ma le potete vedere anche su Mezz'oretta mi svago, questa specie di radio manifesto, ecco, in cui c'è un mio file con tutte le lezioni degli ultimi 2 anni, più anche Mezz'oretta mi svago, fate pensare, telefonate lì al numero oppure, e lì c'è tutto. Sì, no, io sono già registrata lì, quindi proverò. Ma la mando, ecco, e poi la farò avere, non so se a Evelina oppure ad Agnese. Ok, mentre invece, scusa Evelina, tu hai detto che le lezioni sono registrate, quindi dove le possiamo vedere? Vi ho messo il link nella chat. Ah, ok, perfetto, grazie. Bene, altri? Oppure dobbiamo finire perché fra poco c'è un'altra lezione? Sì, abbiamo storia adesso, quindi... Quanti sono i miei presenti adesso? 25, però ne eravamo in 28 prima. Va bene, d'accordo. Ho fatto una richiesta. Evelina, non la vedo il link però. Basta andare nella chat della lezione. Sto andando ma non la trovo. Vabbè, te la giro su WhatsApp, non ti preoccupare. Ok, grazie mille. Ho fatto una richiesta per il professor Mandelli. Sì, Giovanni. Volevo ringraziare sia per i contenuti molto interessanti che per la gestualità e le modalità di presentazione da parte mia e di Marisa. D'accordo, grazie Gianni, grazie Marisa. Bravo Luigi, alla prossima. Grazie professor Mandelli. O meno bene a Brigia, ma... Ciao Luigi, bravo.